4 para la bandana fina col clou ananas loco stavo. Fratelli e sorelle in amore, in differita, doppiato dal White Stadium di Milano, il benvenuto, bentornati sul canale di Marco Forpress. Io sono Marco Forpress e questa è la giornata 12 del campionato master di Serie A di Pro Evolution 2, Milano-Munchen. Mi sentite un po' così titubante perché mi sto doppiando, appunto, perché se avete seguito la scorsa partita saprete che l'audio del microfono, del mio microfono, delle partite dalla giornata 11 alla giornata 16 non è stato preso, perché sono un pirla, l'avevo staccato, non mi sono accorto, non l'ho riattaccato, mi sono accorto solo dopo 6 partite. Quindi adesso io ridoppierò, ritelecronacherò le partite, appunto, fino alla giornata 16, forse nemmeno tutta, forse me ne sono accorto durante la partita, sono vaghi questi ricordi perché le partite le ho registrate fino alla 17 a ottobre, e siamo adesso a fine marzo nel momento in cui vi parlo, anche se probabilmente ad aprile sentirete, vedrete questo video almeno non prima di aprile, oppure, come molto più probabile, mai vedrete questo video. Andiamo un po' a vedere cosa fa il Milano contro gli ospiti del München, il Monaco di Baviera. Che dire, fratelli e sorelle, io chiaramente non mi ricordo una ceppa, quindi per me sarà come vederle per la prima volta queste partite. Nel frattempo non è cambiato molto dall'ultimo video, perché sto registrando subito dopo aver registrato quello, quindi sì, la situazione è ancora questa. Mancano esattamente 50 giorni all'Eurovision e dunque al Fanta Eurovision di Torino. Adesso, quando vedrete questo video, molti meno. Io spero che voi parteciperete, spero che abbiate partecipato anche al Fanta Sanremo, e spero che continuerete, insomma, a farci compagnia in queste fantaminchiate. Nesta, però, per tornare sul campo, sul terreno di gioco, Eddington, Redondo. Nesta, campione del mondo, a differenza degli attuali giocatori della nazionale italiana, che forse, dico forse, torneranno al mondiale nel 2026. Non sarebbe male, però, un'Italia che non si qualifica mai più ai mondiali. Sarebbe proprio strano. Io sono davvero senza parole sul fatto che non abbiamo. Ed è 1-0 per il Milano. Castello sfonda la porta, buca Oliver Kahn. A proposito di non campione del mondo, lui che prese due pappine da Ronaldo il fenomeno nel 2002 in Giappone e Corea. E raga, lo stavo dicendo la volta scorsa, noi dopo aver vinto l'Europeo non siamo mai più scesi in campo. È stato terribile non riuscire a capitalizzare quell'esperienza, dicevo, cioè Chiesa in realtà si è rotto dopo le partite con la Svizzera, se non erro. Comunque è incredibile, è davvero, davvero incredibile. Che porca puttanghera che si sia passati dai campioni del mondo del 2006 a non qualificarci per due mondiali di fila. Passa in pareggio quindi il Bayern Monaco, bellissima la torre, poi nei giocatori come dei cani che rincorrono una palla, tutti e quattro a guardare. Santa Cruz, solo soletto, spara un missile alle spalle del mio portiere che non ricordo più chi sia, probabilmente Ivarov, portiere russo tra l'altro, visto anche i recenti avvenimenti di quella parte del mondo, lui sarà virtualmente preoccupato, visto che è un pupazzo che non esiste, un po' come gli sfondi delle telecronache, degli incontri di Putin. Non so se avete visto quel video in cui lui muove le braccia e attraversa un microfono che non c'era evidentemente. Oswald perde palla, Jeremis allora per Effenberg, in verticale per Santa Cruz, e poi, porca paletta, eccoci tornati, è rientrato l'allarme mentre Robecaro entra nell'area di rigore avversaria, ma
si fa intercettare con il piedone di Oliver Kahn. Io adesso non so perché c'è stata questa interruzione, quindi potrei arrivare o in ritardo oppure in anticipo, quindi potrei parlarvi d'altro per non spoilerarvi quello che sta succedendo. Posso dirvi senza dubbio che siamo 1-1. E sì, perché ho stoppato la registrazione dell'audio prima di fermare il video, quindi poi ho fatto partire la registrazione dell'audio in anticipo rispetto al play del video, quindi divertiamoci, che cazzo vedevo lì. Comunque, se volete che io faccia, io non ce la forza, non ce la voglia di fare delle live sulla piattaforma Viola, nel senso, stavo dicendo l'altra volta, è bello perché sto finendo adesso discorsi iniziati nel video scorso. Ho giocato in questi poco, ma ho videogiocato in questi mesi. Ma e anche se ho fatto titoli che avrei voluto portare sul canale, non ci ho avuto proprio lo sbaglio. Avrete visto a questo punto il vantaggio del Bayern di Monaco con un siluro da fuori area di Effenberg, certo, decisamente più difficile da parare rispetto a quello della Macedonia del Nord, che ha cacciato l'Italia per la seconda volta consecutiva da un mondiale. Stiamo dicendo, ho fatto dei giochi, in particolare Star Wars Jedi Fallen Order. E non Jedi, come dice Sabaku. Porca puttana, Michele, io ti amo. Però, come poi di Jedi, che hai sbagliato sia la vocale che l'accento. Jedi lo dicono gli alieni che parlano male nell'universo di Star Wars. Jedi. Cioè, come Frozo. Parliamo di videogiochi, che dice Engine. Porca miseria, Frozo. Beh, parli dei videogiochi da quando sei nato e ancora dici Engine, non Engine, Cristoforo Colombo. Sei un professionista. Non dovresti chiamarle col nome corretto le cose. Scusate, sto male in realtà. È per questo che ho ricominciato a registrare cose, perché sto male. Non sto bene, no, tutto a posto, non è Covid, ho fatto il tampone e tutto, però sto poco bene. Quindi ecco, in realtà la mia è passione, perché io amo questi divulgatori videoludici. Sabago per me è un idolo, vorrei diventare amico di Michele, ma anche Frozen mi piace molto e quindi ci tengo. Poi dopo sono un coglione malaticcio e quindi lo dico in queste maniere le cose, però ecco, in realtà lo volevo dire. Dove eravamo? Ecco, ho fatto Jedi Fallen Order. Cioè, non è nemmeno niente di che come gioco, nel senso, io da grandissimo fan di Star Wars amo usare le mosse dei Jedi, le ambientazioni, i personaggi li riconosco, sono chiaramente appassionati, anche se bisogna averci una conoscenza di Star Wars non da poco, perché a parte Kashyyyk ci stanno un altro paio di cose che devi aver visto le serie, tipo The Clone Wars, Bad Batch e Rebels, per saperle, per conoscere, perché quei film non basta di certo. E avrei voluto portarlo io quel gioco sul canale, però cioè non c'ho voglia ultimamente, sono stanco, come vi dicevo, tutte queste energie consumate. Ah, forse questo lo taglierò. No, vabbè, ormai ve sto parlando, quindi non lo taglierò, la formazione modificata. Ho giocato per rilassarmi. Gioco per rilassarmi e staccare il cervello, se no mi diventa un altro lavoro, un altro compito, altre energie da spendere, concentrazione da impiegare, e non è più un divertimento. Per questo doppiare queste partite, fai, alla fine non sto manco facendo la telecronaca, mi sto parlando dei cazzi miei. Che bello che ho tossito, mi sono girato verso il microfono per tossire. Cioè, va bene, nel senso, non mi pesa tanto, mi sto alla fine rilassando, lasciamo andare. Mentre invece se dovessi registrare mentre faccio un gioco, devo stare attento al gioco, attento a quello che dico, attento alla registrazione e tutto quanto. È effettivamente un impegno, ok? Un impegno. E siccome ce ne ho tanti, mi passa tempo il lavoro d'ufficio,
e tutte le altre cose, il fumetto che sta andando avanti in produzione, adesso quella è la cosa che principalmente mi toglie, cioè mi occupa l'indelletto, il tempo, le energie, perché non è facile scrivere una storia, cioè nel senso, c'ho una paura di sbagliare qualcosa a livello di sceneggiatura, tipo di essere superficiale, di aprire una questione e poi non chiuderla, che per carità, al cinema, su Netflix, su queste piattaforme c'era tanta di quella merda che se ne porca puttana 3-1 del Bayern Monaco. C'era tanta di quella merda che se ne sta per cazzo dei più basilari elementi di sceneggiatura, come la pistola di Chekhov, cioè dei payoff, e fanno pure i matti quattrini, e io chiaramente invece da nessuno che qua appassionato cerco di scrivere una storia che ci abbia un senso logico, che sia appassionante, che sia fatta bene, e quindi c'ho una caga, ci sto lì sopra, non sarò mai soddisfatto, credo, fino in fondo di quello che uscirà, e ci rimarrò male, perché dico, merda, avrei potuto far meglio se solo fossi stato più attento, però io sono molto, cioè, stato attento, eppure, capito, io dovrei non dovermi preoccupare, porco tutto una show. Non dovrei dovermi preoccupare di mantenermi, ecco, se io potessi vivere allegramente la giornata e scrivere, o per occuparmi solo di scrivere, sarebbe tutto più bello, più facile. E invece, purtroppo, la vita vera chiede il suo lazzo, poi, visto anche il momento storico in cui viviamo, questi discorsi un po' possono sembrare da stronzi, ma chiaramente è tutto quanto relativo al mio piccolo mondo. Okay, è ovvio che i problemi veri sono altri. Io sto parlando chiaramente di quello che posso fare io, quello che riguarda me, il mio piccolo mondo. Spero, io visto che non è che sono un politico, un virologo, non conto niente, e so fare ancora meno. Spero solo di riuscire a intrattenere un pochino con questi video. Dai, cazzo, Gabriel Omar! Questa non sa che la perdiamo, raga. C'ho sto vago presentimento che mi ricordo che l'abbiamo persa. Però ecco, era cazzo Sarola, però era terza in classifica il Milan, quindi c'è il Magna 3 punti puliti, e se la Roma vince ci torna almeno uno dopo tutta la fatica, 5-0 dopo tutta la fatica per espugnare San Siro lo scorso nello scorso match. Attenzione, fallo subito da Robe Caro, ma bello, che è un'app per imparare le lingue, e anche un cazzo di giocatore di merda che mi ha ammonito Carlos, parlo sempre, quando io dico così, chiaramente, quando mi esprimo in questa maniera nei confronti dei giocatori, parlo chiaramente della controparte virtuale presente in questo gioco, non del giocatore vero, ci mancherebbe, non lo conosco nemmeno, magari è una persona eccezionale, anzi. Babel, se ci stai guardando, come so tu fai sempre, sei iscritto al canale, un saluto a te e famiglia. Io dico anche in dialetto perché capisce anche il dialetto. E niente, raga, 20 minuti scarsi, questo niente, 32 tiri, 17 in porta, eppure 0-1 in quelle del Renzo Barbera di Palermo. Io sono davvero senza parole, fatemi sapere nei commenti di voi che cosa ne pensate, rimanendo sempre entro toni civili, di questa eliminazione dell'Italia, seconda consecutiva. Io so, cioè, senza parole, ammesso che hanno cominciato a circolare i nomi dei prossimi allenatori, ma di che, ma non solo non ci abbiamo calciatori a livello internazionale, ma manco allenatori, ma che ci abbiamo? Non ci abbiamo calciatori moderni, non ci abbiamo allenatori moderni, ci abbiamo veramente pochi. Gli italiani, lo stavo leggendo oggi, all'estero, com'è che tutti gli stranieri vanno dappertutto in Europa, nel mondo, gli italiani non giocano solo in Italia, solo quelli delle categorie inferiori se ne vanno a smazzare i paesi del terzo mondo per giocare a calcio, tutti quelli che vanno via dall'Italia, dalla Serie A, cioè, tornano alle gran carriere, a parte Jorginho, dei italiani parlo, dei italiani, io boh, non lo so, non voglio fare neanche discorsi troppo qualunquisti, diciamo che Se vedeva subito dopo aver vinto l'Europeo che l'Italia non era più la stessa. E invece il buon Mancio probabilmente è stato troppo prudente, che si è affidato agli stessi giocatori che hanno vinto l'Europeo, perché ok, un gruppo che ha già giocato insieme ha vinto,
ha già giocato insieme, sa già, non devo nemmeno se stai a insegnare movimenti nuovi, e non si è portato dietro giocatori che magari al momento stanno facendo un campionato di Serie A con ottimi risultati. Ha portato giocatori che purtroppo non hanno ripagato la spesa. Ci sono diversi giocatori. Tre pari, cazzo, abbiamo pareggiato. Già nella formazione che ha vinto l'Europeo c'erano comunque giocatori che secondo me sono da sempre sopravvalutati. Da sempre sopravvalutati. Non perché E invece niente, poi, ma anche questo coccolare da parte dei giornalisti, di tutti, questo non essere obiettivi, questo proteggere, e poi dopo quando va tutto male sono stati i primi a buttare merda addosso a tutti e tutti, allenatori, giocatori, agli stessi che dicevano che erano più potenti dell'universo i nostri giocatori. E non fa bene, se tu a un giocatore mediocre o appena sopra la media gli dici che è il più forte dell'universo, non gli fai bene, lo devi far crescere, devi aiutarlo, devi dire quali sono i suoi cazzo di limiti e come può migliorare. Invece noi no, o siamo i più forti di tutti o siamo le più merde di tutti, mai che ci sia qualcuno di lucido, e se c'è qualcuno di lucido viene sfanculato. Quindi, comunque io ripeto, sto ancora male, sto ancora vaneggiando. Spero che vi intrattenga questo mio vaneggiamento in voice over sulla telecronaca della partita. Finisce tre pari la sfida di San Siro, il White Stadium, tra Milano e München. Tre pari, spettacolare pirotecnico, tre tiri del München, tre gol. Noi abbiamo dovuto fare un gol ogni quattro tiri. Ah, la Roma però prende per groppa a Londra e quindi siamo ancora primi, guadagniamo addirittura un punto sui lupacchiotti della capitale. Guarda che devo sistemare la cornice della telecamera, porco giuda, mi si vede la maglietta sotto, che palle. Questa è un'altra cosa che devo fare, devo sistemare la telecamera, magari la faccio anche più piccola, è troppo grande secondo voi? Madonna, che bella barba però che c'è. Comunque, siamo ancora primi, più 5 dalla Roma, sempre più 6 dal München, il Torino, i bianconeri del Torino, che frase brutta da dire. Il prossimo turno ci vedrà con l'altra romana, Lazio. Il turno 13, siamo quasi per finire il girone di andata, sì, ci sarò ancora io a doppiare, beh, sono sempre io, ero anche originale. Ah, Marco Nazzareno, Giovanna Filipponi, Marco Forpress, buonanotte, buone botte! Mamma, poi la raccolina, loco! Vamo, garato! Al tavolo 4!